Allora, mister, pareggio 1-1 stava diventando una sconfitta. Che dire su questa partita? Era una partita che era cominciata col piglio giusto, stavamo facendo una buona partita. Poi c'è stato un rigore che a parer mio era un pochettino regalato. Anche se poi noi pure abbiamo pareggiato con un rigore che sembrava dubbio per loro, però per me era netto, voglio dire. Però era peccato perdere questa partita, perché questa partita l'abbiamo fatta bene, l'abbiamo giocata bene. Loro comunque è una buona squadra, il Cicasa è anche una buona squadra, ha dei buoni elementi ed ha un bravo allenatore che è preparato e tutto, che penso che possono dire anche la loro in campionato, pure il Cicasa. Non solo le squadre che dicono che siano le favorite, ma anche il Cicasa. Il nuovo Galatina, quali saranno le ambizioni di quest'anno? Ma le ambizioni di quest'anno, il Galatina non, in questa categoria non può stare. Si è visto oggi col pubblico che c'era, non merita di stare in questa categoria, merita categorie superiori. Noi intanto abbiamo cominciato a fare dei piccoli passi verso una buona annata, per fare una buona annata. Poi vedremo a dicembre, verso Natale, quel periodo là, se possiamo dire la nostra, o se dobbiamo accontentarci almeno dei playoff. E nell'attacco come mai manca qualcosa in questa squadra? Eh sì, lo so, l'attacco ancora non sono entrati in forma i ragazzi, voglio dire, io li ho presi l'ultima settimana che poi iniziava il campionato, quindi possiamo dire che sono nudi e crudi? Sì, ma hanno buoni margini di miglioramento secondo me, perché sono tutti dei ragazzi che hanno giocato in questa categoria, in categorie pure superiori, quindi non è una squadra, è una squadra anzi che ho la fortuna di allenare, una squadra veramente fatta da giocatori che piano piano diranno anche la loro. Io sono convinto che i ragazzi piano piano usciranno, alla lunga usciranno, quindi si può dire che possiamo fare un buon campionato. La Granitata era strapiena, che ne pensa su questo? Le tribune erano strapiene di quelli di Galatina e la Granitata erano strapiene di quelli di Cicasa, che sono anche miei amici, miei supporters per tanti anni, sono contento che siano venuti e che si ricordano ancora di me. Io gli voglio ancora bene a questi ragazzi. Per quanto riguarda la nostra tribuna è veramente uno spettacolo, io l'ho sempre avuta quando giocavo in campo e non riuscivo a guardare, invece adesso che alleno, che sto fermo e ogni tanto mi giro e posso dire che mi spavento ogni tanto a vedere tutta quella gente tutta così armoniosa, tutta così a voler vincere la partita, tutti vicino a me, no? Perché io sono in panchina seduto, mentre quando giocavo non li vedevo così vicini, invece adesso si vedono così vicini e sono contento che ci siano tanti, perché veramente il pallone a Galatina è mancato per tanto tempo. Per domenica prossima che state preparando? Domenica prossima ci sarà un duro scontro con un Brindisi tutto fatto di giovani, una società che mira ai giovani, il Brindisi. È allenata da un mio ex compagno di squadra, un ragazzo serio, si chiama Di Serio però è serio. È un ragazzo veramente che sa preparare per bene anche la sua squadra. Sarà sicuramente una partita dura, voglio dire, da tutti gli aspetti. Noi cercheremo di fare sempre il nostro risultato, se poi viene è bene, se no stringiamo la mano agli avversari, diciamo che sono stati più bravi e andiamo avanti, no, per la nostra strada. Per concludere, facciamo sapere ai tifosi i vostri giorni di allenamento. I nostri giorni di allenamento sono martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, per adesso. Qui al Pippi Specchio sempre? Qui al Pippi Specchio oppure al limite dietro al campo di Antonio Palumbo, della squadra del settore giovanile di Antonio Palumbo. Bene, grazie mister. Grazie a te.